Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at hm.com. È migliorato molto dal punto di vista della recitazione cinematografica, Jaime, devo dire. Cioè, questo, questo sketch è veramente ben fatto. Non so se è ripreso da, dai, da qualche film come quelli precedenti. Comunque un, un bel trailer. Ecco, non so musicalmente cosa aspettarmi con Jaime, però devo dire che i presupposti ci sono. La curiosità è salita. Bella per Jaime che insomma, è pronto a uscire con Jimi Hendrix 2020 fuori il 6 agosto mi pare e che cosa c'è da dire? E Jaime mi ricordo quando uscì con Prima Scelta, l'EP per Universal che fu la sua prima scelta, lui che eh, doveva capire bene come muoversi, lasciò la scuola tanto giovane, poi il successo nel web, tante etichette che arrivano, si vociferava al limit strangle e poi alla fine sceglie la Major, la Major che eh, ti, ti caga solo se fai i numeri e prima scelta fu un disco che a me piacque moltissimo, me lo pompavo a pressione. Dopo quel disco che mh, fu da un punto di vista discografico, per quello che era ai tempi, è considerato magari un flop da, un, dalla Universal, ma non lo era affatto, sia artisticamente sia anche a livello di numeri. Non è che non ha fatto i milioni, oggi magari li ha fatti, non lo so, però ai tempi, però comunque c'era qualità e il buon Jaime ha fatto solo, giusto un po' di singoli, non ha mai fatto poi il disco per Universal, ecco questo, e, e c'è stato un momento in cui eh, pensavamo che Jaime sarebbe finito, io tra amici si parlava, minchia, Jaime adesso... Eh, e, fece, e iniziò con i primi Jimi Hendrix che a me personalmente non convincevano. Devo essere sincero, tanto che appunto ripeto ci guardammo e diciamo: Minchia, Gemme eh, non è più quello di una volta, non è più quello di prima scelta. Eh, sta sperimentando un qualcosa, ma sembra che stia correndo dietro, un po' come Lazza a quei tempi. Poi Lazza ha fatto un super successone. Chissà, perché a Gemme comunque gli auguri il meglio. È di Pescara, l'ho anche conosciuto personalmente. Con Peppe Sox e Capo Plaza nel 2015, e, e, e poi che successe? Che e a un certo punto, singolo dopo singolo ne fece un paio della Madonna e iniziato a girare Spotify, Spotify, sempre più solo Spotify. E adesso Jaime ha una fanbase su Spotify pazzesca, roba di milioni di ascoltatori mensili. Poi ci sono stati vari featuring, eh, quello con Capo Plaza, Fiori, molto bella, una delle pochissime canzoni di Capo Plaza che mi piacciono. Ovviamente c'è la direzione artistica di Jaime, Capo Plaza l'ha sempre stimato. Jaime, molto, ve lo dico, prima del successo ce ne. Ce ne parlai, eh, però oggi non, non ci parlo più con Capo, con Capo Plaza. Eh, insomma, è stato un qualche giorno che è venuto a casa mia perché facevo eventi. Eh, e parlavamo appunto di Jaime, eh, l'ho sempre stimato molto. Infatti, vedere il featuring lì eh, mi fece piacere. Fiori spacca, ecco. Eh, questo, tutto questo discorso per dire che il buon Jaime, quello di Disney Channel, lui faceva una sitcom eh, quando era ragazzino. Insomma, per dire che Jaime comunque ci si può aspettare tanto adesso, sia da un punto di vista degli ascolti, sia da un punto di vista della qualità. Perché adesso si può permettere di fare un po' di tutto è rinato, ha avuto il suo, ovviamente c'è sempre il pericolo di cadere. Però io spero che Jaime ci offra quella qualità. Che comunque eh, può garantire perché ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha la grande. E quindi niente, bella per Jaime. Eh, insomma, il 6 agosto è fuori, Jimi Hendrix 2020 riparte la saga e eh, speriamo che, insomma, sia un prodotto di qualità. Che comunque gli consenta di aumentare la sua fanbase, di fare ascolti, perché Jaime è uno di, di quegli artisti che ho a cuore, che mi hanno accompagnato col tempo, perché ha scritto un sacco di brani bellissimi che mi hanno fatto emozionare. Ecco, bella Jaime.